Del Ghingaro PD l'accordo c'è, fumata bianca nel secondo incontro in municipio fra il sindaco e il commissario democratico, pronta l'alleanza insieme alle liste civiche, intesa sui temi per lo sviluppo della città. Paura in centro per un incendio, a fuoco il cortile interno di un'abitazione di via Vittorio Veneto, l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, nessun ferito. Allarme alcol tra i giovani, controlli serrati di sera nella zona del Pontile a Lido, tra assembramenti e bevande alcoliche vendute ai minori, appello alla responsabilità delle famiglie dal comandante della municipale. Nuovo look per la Versiliana, l'area festival del parco pronta ad accogliere i visitatori con nuovi allestimenti e strutture, quasi pronto ormai il cartellone degli eventi. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia e dunque avete sentito dai titoli la politica in apertura questa sera, un accordo ormai fatto fra il Partito Democratico e il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Dopo il secondo incontro si va ormai verso un'alleanza certa insieme alle altre liste che sostengono la ricandidatura del primo cittadino. Sentiamo questo servizio. Questo matrimonio sa da fare. L'ultimo incontro fra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il commissario del PD Viareggino Alessandro Franchi, avvenuto in municipio, non lascia più molti dubbi. In una nota inviata dal comune, infatti, si annuncia che c'è l'accordo sui temi per lo sviluppo della città. Nel secondo faccia a faccia, avvenuto in municipio alla presenza delle segreterie versiliesi, regionali, democratiche e del vice sindaco Alberici, una settimana dopo il primo in Viareggia, sono state tracciate le linee per un confronto partecipato nel quale saranno poi coinvolte anche le liste che sostengono il sindaco Del Ghingaro. L'obiettivo, si spiega, è quello di creare una coalizione ampia che si riconosca nei valori democratici e progressisti che, arricchita dal Partito Democratico, integri l'esperienza del civismo che in questi 5 anni ha guidato la maggioranza di governo. Su molti temi dunque si è trovata convergenza, non solo sulla proda ad una società unica dei rifiuti in Versilia, che superi il dualismo SEA-ERSU e la conferma dei rapporti tra Viareggio e il parco, ma anche sulla sanità, sul turismo, la balneazione, gli investimenti sul porto e il piano strutturale che dovrà essere approntato a breve, vista l'approvazione recente del regolamento urbanistico, passato anche con i voti del PD. A spingere l'intesa c'è poi il fattore Covid. Di fronte all'emergenza sanitaria e sociale, la politica e la buona amministrazione, affermano, hanno il dovere di lavorare con progetti concreti e condivisi per il bene della comunità. Il PD merita di tornare alla guida di una città che per storia si è sempre riconosciuta nel progressismo democratico, ha commentato il commissario Franchi. L'esperienza maturata in questi anni, la collaborazione e il lavoro in consiglio comunale, prosegue, sono per il nostro partito la bussola di valori e azioni dai quali ripartire per affrontare con coraggio e ambizione questa nuova fase politica. Ci aspetta un lavoro importante, afferma invece il sindaco Del Ghingaro, che vedrà coinvolte varie anime del civismo che sono state fondamentali per l'esperienza di governo. Serietà e concretezza sono stati la bussola di questi anni, elementi, spiega, che ho ritrovato nel confronto con i nuovi interlocutori di un partito che a Viareggio si affaccia ad una stagione di rinnovamento nell'interesse della città e dei suoi cittadini. La chiusura del viale dei Tigli tra Viareggio e Torre del Lago, per quanto gradita a pedoni e ciclisti, ha generato caos sulla via Indipendenza, aggravando la situazione di attività commerciali della Pineta non più raggiungibili dai clienti. La denuncia arriva dagli esponenti della Lega, Alberto Pardini e Domenica Pacchini. Come sapete, la chiusura del viale dei Tigli è stata avviata ormai da quasi un mese in tutti i fine settimana estivi. Via Indipendenza, zona molto abitata, non può collarsi il traffico escluso dal viale dei Tigli, denunciano, raccogliendo le lamentele di molti residenti. Chiediamo che certe scelte siano prese in condivisione con la città e con cognizione del rapporto benefici-disagi, proseguono Pardini e Pacchini. Le iniziative spot in vista delle elezioni non fanno bene a nessuno. Allo stesso tempo, in concomitanza con la chiusura del viale dei Tigli, molti operatori commerciali della Marina di Torre del Lago chiedono di disattivare il semaforo tra il viale Kennedy e il viale dei Tigli, in quanto rallenta il traffico senza una vera necessità. E veniamo adesso alla cronaca. Un uomo di circa 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala dall'altezza di circa 2 metri mentre si trovava all'interno di un circolo di canoa in una frazione del comune di Massarosa. Siamo nella zona di Montramito. L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata. In seguito ai gravi traumi che ha riportato, l'uomo è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto anche l'Automedica Sud e un'ambulanza della Misericordia di Torre del Lago.
E la cronaca ci porta intanto in centro a Viareggio per un incendio, per fortuna ha avuto conseguenze molto limitate grazie all'intervento dei pompieri, ma vediamo nei dettagli com'è andata. Tanta paura, ma per fortuna sono stati contenuti i danni provocati dall'incendio scoppiato a metà mattinata in una casa di via Vittorio Veneto in centro a Viareggio. Il fuoco è partito dai locali della lavanderia nel cortile interno. Ancora da capire le cause dell'origine delle fiamme, che per fortuna sono state fermate prima che potessero coinvolgere le bombole e gli altri elettrodomestici presenti. Non ci sono stati feriti. A dare l'allarme sono stati i vicini di via Cairoli, il cui cortile interno confina con quello andato a fuoco. Lei danni ne ha avuti nel suo? No, assolutamente no, non ho avuto nessun danno, almeno al momento credo di no, per adesso credo di no. E lei ha visto le fiamme? Ho visto il fumo più che le fiamme, poi ho visto le fiamme e ho chiamato subito il 115. Stanno spegnendo insomma? Sì, stanno spegnendo, non ci dovrebbero essere, speriamo, grossi danni. Il fumo si è elevato in poco tempo, ben visibile fin dalla spiaggia, suscitando apprensione nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco in tempi rapidissimi. Solo l'immediato arrivo dei pompieri ha potuto evitare il peggio. A supporto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale di Viareggio per la gestione del traffico. I numeri del contagio da coronavirus in Toscana, per la prima volta dall'inizio della pandemia, in Toscana non si sono registrati decessi provocati dal Covid-19, sono numeri del bollettino toscano, 2 i nuovi tamponi positivi, ma nessuno in provincia di Lucca. Sono invece 11 le guarigioni, mentre i ricoveri sono 31, di cui 12 in terapia intensiva. Questi numeri sono naturalmente di scala regionale. E adesso invece veniamo ai controlli assembramenti che hanno portato all'Lido di Camaiore ad accendere i fari sulla presenza di tanti giovanissimi all'Lido di Camaiore zona Pontile e anche all'utilizzo di alcol, uso o abuso di alcol. Sentiamo. Si fanno sempre più serrati i controlli delle forze dell'ordine sulla movida che porta ogni sera flotte di giovanissimi sul lungomare di Lido di Camaiore, gruppi di ragazzi dai 13 ai 18 anni che si ritrovano in massa nella zona del Pontile. Molti di questi si portano da bere da casa con bevande alcoliche di varie gradazioni. A dare l'allarme il comandante della Polizia Municipale di Camaiore, Claudio Barsuglia, alla luce dei controlli effettuati, anche in borghese, nelle ultime sere. Un fenomeno preoccupante e dilagante, spiega Barsuglia, invitando le famiglie a vigilare su cosa facciano gli adolescenti la sera. C'è chi si porta l'alcol da casa, ma anche chi lo trova con una certa facilità. Venerdì scorso, infatti, in un'operazione congiunta, i carabinieri e i vigili urbani di Camaiore hanno sanzionato un noto bar-ristorante di Lido che somministrava bevande alcoliche ai minori senza verificarne l'età. La posizione del locale è al vaglio adesso dell'autorità giudiziaria. Gli assembramenti di giovani al Pontile restano anche un rischio per il contagio e i controlli anche in questo caso si fanno severi. Nel corso delle ultime serate due ragazzi sono stati beccati in motorino senza mascherina, è scattata per loro una sanzione da ben 533 euro. Andiamo adesso invece a Massarosa. Dal 19 giugno, dunque da poche ore, è di nuovo aperta alle visite l'oasi Lipu di Massaciuccoli. È stato lo stesso sindaco Alberto Coluccini, insieme al presidente del parco Maffei Cardellini, a intervenire per segnare la riapertura del sito naturalistico. È rimasto chiuso per 3 mesi causa Covid. I gestori della Lipu la scorsa settimana, anche attraverso il TG Noi, ricorderete, avevano lamentato il protrarsi dell'ordinanza di chiusura nonostante moltissime attività in tutta Italia fossero già riaperte e sollecitavano il sindaco di intervenire. La revoca è arrivata in meno di una settimana. Questa riapertura, spiega la Lipu, prevede l'osservanza di un regolamento elencato all'entrata dell'oasi. L'accesso è consentito solo presso il porticciolo davanti al casale Lipu. Si svolgerà a senso unico in un percorso ad anello che prevede l'uscita dalla parte del bosco. Il senso a ritroso sarà consentito solo a persone con disabilità. Gli osservatori rimarranno chiusi ad eccezione di quelli strutturati all'aria aperta e la sosta consentita nelle piazzole di scambio per evitare assembramenti lungo il percorso. Siamo molto contenti che i visitatori possano tornare a vivere questo luogo magico e ci auguriamo che vada tutto per il meglio, è stato il commento soddisfatto dei gestori dell'oasi. Tante novità alla Versiliana, non soltanto per il festival che si adegua naturalmente ad una stagione condizionata dalle restrizioni del Covid, novità anche però nelle strutture dell'area festival. Vediamo il servizio.
L'area festival del Parco della Versiliana è pronta a riaprire i cancelli in vista della 41esima edizione del cartellone estivo, dopo un notevole restyling degli spazi esterni messo a punto in queste settimane dalla Fondazione. Ad accogliere i visitatori per la prima volta ci saranno delle installazioni arboree, olivi secolari, felci, antichi melograni, opere d'arte per arredare vialetti centrali. A nuovo anche l'area di fronte alla fabbrica dei Pinoli, che ospiterà cene a tema con spettacoli. A breve sarà allestito un nuovo palcoscenico per accompagnare le serate. Novità anche nelle pinete accanto al caffè, dove verranno ripiantumati nuovi pini. E infine, ma non ultimo, lo spazio della Versiliana dei Piccoli, riqualificato con la posa dell'erba sintetica e il rifacimento del palchetto del piccolo anfiteatro, spazi rivisti per le distanze, sanificazione quotidiana delle strutture. Le nostre scelte sono state accompagnate da una filosofia, che è quella di dare la Versiliana a disposizione dei nostri cittadini e dei nostri ospiti, cioè godibile, alla portata di tutti, anche perché il tutto sarà controllato nei prezzi. Esempio, cinema, facciamo il cinema quest'anno all'aperto, al grande teatro, con 5 euro di ingresso. Anche se il teatro è stato ridotto da 1500 a 600 posti, ci possiamo permettere di portare comunque ottimi spettacoli con dei prezzi accessibili. Il 12 luglio è la data di apertura del 41esimo festival. I primi nomi sono stati ufficializzati. Claudio Bisio tornerà sul palco dopo quasi 30 anni, Michela Murgia, Arturo Brachetti, Paolo Händel, Chiara Francini, fra prosa e musica. Il calendario sarà completato nei prossimi giorni. Abbiamo tantissimi incontri anche al caffè, pensate, oltre 30 spettacoli al teatro, oltre 50 spettacoli al caffè della Versiliana alle ore 18, per cui è un'estate veramente da rigenerare, e noi col presidente Alfredo Benedetti e anche lo studio Martini, il nostro consulente artistico del Consiglio, noi vogliamo mettere qualcosa sempre, perché noi amiamo questo posto, lo amiamo, lo adoriamo, ci mettiamo la passione, come sulle autostrade, stiamo lavorando per voi, vi aspettiamo tutti quanti. Pietro Bertagna è il nuovo amministratore unico della Pietrasanta Sviluppo, la società municipalizzata, la patrimoniale in house del comune, che si occupa della gestione delle mense scolastiche, dello stabilimento balneare, del controllo dei parcheggi e delle affissioni. L'ha annunciato il sindaco Alberto Giovannetti dopo aver accettato l'incarico da parte dello stesso Bertagna, 55 anni, residente a Capriglia, candidato nelle liste della Lega ma non eletto. Bertagna succede all'amministratore uscente Claudio Viviani, che si è dimesso per divergenze con il sindaco Giovannetti e con l'amministrazione. E la prima patata bollente per il neo amministratore sarà il regolamento di accesso al bagno comunale, come ricorderete, al centro di infinite proteste per aver concesso tende e ombrelloni solo a nuclei familiari singoli, escludendo famiglie e gruppi che condividevano le spese, provocando poi la fuga in massa di clienti. Ed era stato anche il sindaco a chiedere all'ex amministratore Viviani di rivedere il regolamento per venire incontro ai clienti, cosa poi non accaduta. Il tema naturalmente sarà in agenda per il nuovo amministratore, inevitabilmente. A Viareggio riapre da lunedì 22 giugno la biblioteca comunale Guglielmo Marconi, posti contingentati, attenzione massima ai protocolli, mascherine su naso e bocca, ma gli studenti e i cittadini potranno tornare a fruire di sale e postazioni. C'è da dire che dopo un primo periodo di chiusura totale, il prestito dei libri era stato riattivato già durante le prime fasi del lockdown, un servizio reso anche grazie alle associazioni di volontariato, dunque da lunedì si riparte a tutti gli effetti. E ancora a Viareggio, nel prossimo servizio vi parliamo della stazione di Viareggio, ma della stazione vecchia, la prima che fu edificata in Versilia, oggi abbandonata in cerca di un futuro. Ce ne parla Massimo Mazzolini. Da parecchio tempo ormai nessun convoglio ferma più a Viareggio Scalo, la prima stazione ferroviaria della città e della Versilia, inglobata ormai tra il grande parcheggio nella piazza antistante, a ridosso del mercato ortofrutticolo, e la nuova area commerciale del quartiere Varignano. Negli anni in attività era il collegamento delle linee Genova-Pisa e Viareggio-Lucca ed è meglio conosciuta localmente anche con il nome di Stazione Vecchia. Fu inaugurata 159 anni fa in concomitanza con l'apertura del tronco che la collegava alla stazione di Pisa-Porta Nuova. Poi, anni dopo, lo scalo venne collegato all'impianto di Pietrasanta e solo nel dicembre del 1890 fu raggiunta dalla linea proveniente da Lucca. Importante poi fu l'inaugurazione della tranvia a vapore, avvenuta nell'agosto del 1900, voluta dal comune di Camaiore per il collegamento diretto con Viareggio.
La stazione vecchia fu utilizzata fino al 92 come scalo di smistamento e per la fermata di alcuni treni regionali. Poi nel 94 venne chiusa definitivamente. Alla stazione vecchia faceva capo un vasto complesso di raccordi. Lo scalo della Sabbia, attivo fino al 1930, uno stabilimento meccanico che collegava un'officina e un laboratorio marmifero e il più lungo binario di collegamento con il balipedio della Marina Militare. Un altro raccordo di notevole importanza per l'economia della zona era quello a servizio delle officine Stenzi, che percorreva l'attuale via Arcangeli e la via Pisano, e infine un'azienda veneta, la Fervet. Oggi via Reggio Scalo, che comprende pure il magazzino delle merci, è abbandonata a se stessa nel massimo degrado. Un vero peccato vedere in questo stato l'edificio. Sarebbe bello poterlo recuperare ad uso turistico o come spazio polivalente o altre iniziative imprenditoriali. Ci fermiamo qua per una pausa, tra poco di nuovo insieme con le notizie che arrivano da Lucca e dal resto della provincia. Ben ritrovate le notizie da Lucca. Adesso una serata, una nottata di vandalismi che si sono verificati sulle mura urbane di Lucca. Andiamo a vedere le immagini. È stato un venerdì sera all'insegna della stupidità e dei danneggiamenti quello che ha visto un gruppo di vandali accanirsi sulla cortina delle mura sopra Porta San Donato, alle spalle dell'edificio dell'ex cavallerizza. I risultati di quanto avvenuto durante la nottata sono stati testimoniati da un residente alle prime luci dell'alba e gli scatti hanno fatto subito il giro dei social. Cestini rovesciati, ma cosa ancor più grave, un albero spezzato con i sostegni gettati ai piedi della cavallerizza e un'altra pianta a cui invece uno dei sostegni è stato troncato di netto. L'ennesimo episodio di vandalismi in centro che si stanno susseguendo ormai settimanalmente e che è stato denunciato duramente anche dall'assessore al decoro urbano Gabriele Bove. Quello che è avvenuto stanotte sulle mura urbane in città è inaccettabile da denunciare. Già stamani sono partiti i primi accertamenti per le indagini per capire chi sono i responsabili da parte della Polizia Municipale in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Episodi come quello di stanotte si somma ad altri come quello al Campino Robinson della settimana scorsa. Da una parte c'è chi si impegna quotidianamente per rendere Lucca più accogliente e più bella, dall'altra ci sono episodi come quello di stanotte che non sono tollerabili e che pongono a tutta la comunità e a tutta la collettività un problema di senso civico e di attenzione del bene sia privato che pubblico. E tutto questo mentre qualche ora prima, a poche centinaia di metri, gli uomini della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, supportati da un'unità cinofila antidroga, hanno effettuato controlli a tappeto durante i quali sono state elevate due sanzioni per uso di stupefacenti e diversi ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. E a Lucca riparte intanto il mercatino, l'antiquariato, una ripartenza però piuttosto lenta. Sentiamo. Le piazze e le vie del centro tornano ad animarsi dei banchi del mercato dell'antiquariato. Con l'ultimo decreto, infatti, è stato dato il via libera ai mercati eccezionali, categoria in cui rientra anche il tradizionale mercatino. Un avvio in sordina, ovviamente, con l'assenza del turismo straniero, che continua a pesare, ma sono stati comunque numerosi visitatori, lucchesi e non, che hanno approfittato della bella giornata di sole per riassaporare questo ulteriore passo in avanti verso la normalità. Cauto ottimismo tra gli espositori, alcuni dei quali hanno già preso parte ai mercati di Pistoia e Grosseto che si sono svolti durante la settimana, mentre altri hanno scelto di ripartire proprio da Lucca. Come procede questo primo mercato dopo il lockdown? Diciamo bene, perché la bella stagione, presenze iniziano a esserci e quindi siamo positivi. È il primo mercato che fai oppure hai già fatto qualcosa dalla chiusura? È il primo in assoluto, sicché iniziamo bene da Lucca, diciamo così. Sì, è il primo mercato che facciamo e diciamo che la mattinata si è svolta un po', insomma, non tanto movimentata è stata. Tutto sommato diciamo che tra la gente c'è voglia comunque di uscire, perciò diciamo puntiamo anche sulla voglia delle persone di ricominciare una vita normale, diciamo. Riapertura con Lucca alla grande, speriamo, un po' di gente c'è. Manca un po' di turisti, però insomma ci arrangeremo ugualmente, via. Adesso solo richieste, però interessati sì, molto interessati.
Distanze tra i clienti dei banchi non sempre rispettate, ma la quasi totalità dei visitatori e degli espositori con mascherine indossate. Una situazione, in special modo nelle strette vie intorno alle piazze, che forse andrebbe rivista per uniformarsi alle direttive imposte ad altri tipi di manifestazioni. Voltiamo pagina adesso. I Lions hanno donato 2.000 euro all'associazione La Luna. Sentiamo di cosa si tratta. Sono stati consegnati all'associazione La Luna, che si occupa di dare rifugio a donne maltrattate, i fondi raccolti dal Lions Club Lucca durante lo spettacolo di beneficenza dello scorso 8 febbraio. In scena, sul palco dell'auditorium del Boccherini, è andata la rappresentazione Quando potrò baciarti, viaggio lirico-narrativo nel mondo di Suor Angelica, che ha avuto come protagonisti la soprano Silvana Froli e l'attore Nicola Fanucchi. È stata proprio della soprano e dell'associazione culturale La Bohème l'idea di questa raccolta fondi, legata alla storia emblematica dell'opera pucciniana di Suor Angelica, la cui tragica vicenda ricalca appieno i drammi a cui associazioni come La Luna cercano di sottrarre le donne vittime di maltrattamenti e violenze. Il Lions Club Lucca Le Mura, ha commentato il presidente Guglielmo Menchetti, da sempre ha a cuore questo tema, per cui pensare alla Luna per realizzare un nostro service è stato immediato. In particolare, come spiega ancora Menchetti, il nostro contributo economico, pari a 2.000 euro, sarà impiegato dall'associazione per l'acquisto di materiale necessario per le case rifugio, come lavatrici e frigoriferi. Andiamo adesso a Barga, riapre martedì Casa Pascoli. Dopo l'apertura di altri musei in provincia di Lucca, anche nel comune di Barga riapre finalmente Casa Pascoli. L'apertura è prevista per martedì 23 giugno. Da martedì prossimo riapre il museo, ci fa estremamente piacere perché dopo tanto tempo riapriamo un punto culturale fondamentale per il nostro territorio, ovviamente con tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa, quindi accessi limitati. Ovviamente daremo priorità alle prenotazioni e quindi chiederemo alle persone, insomma, di cercare di aiutarci nella gestione delle aperture. Il museo, adottando tutte le misure indicate dalle linee guida regionali, vista la tipologia della casa, consente infatti adesso le visite guidate per gruppi di massimo 4 persone. In questa prima fase sarà appunto particolarmente utile quindi la prenotazione della visita, in modo da accedere in tranquillità alla casa museo. Si può telefonare per questo al numero 0583 766 147 oppure contattare la mail museo.casapascoli@comunedibarga.it. Gli orari di apertura sono quelli estivi, martedì 15.30 18.45, dal mercoledì alla domenica 10.30 13 e 15 18.45. Facciamo una pausa adesso, pochi istanti, tra poco di nuovo insieme con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, non ci sono aggiornamenti di cronaca. Prima di salutarci, il consueto spazio degli auguri, e questa sera gli auguri di buon compleanno vanno ad Adriano Barghetti, taglia al traguardo dei 70 anni, l'autore dei Coltellacci, uno dei varanni più famosi del Carnevale di Viareggio, ma potremmo citarne ancora molti altri. Auguri da parte di tutti i viareggini, da tutti gli amanti del Carnevale, dalla famiglia e non solo, e auguri anche da parte di Noi TV al maestro Adriano Barghetti. È tutto davvero per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata.